Bentornati sul canale L'Italy nel mio cuore. Oggi con le ultime notizie come: Rita Dalla Chiesa, una delle conduttrici più amate della televisione italiana, proprio nelle scorse ore è stata la protagonista di una vicenda davvero terribile. Lo ha raccontato proprio lei sui social, scopriamo cosa è accaduto. Rita Dalla Chiesa. Rita Dalla Chiesa è senza dubbio uno dei volti più noti del panorama televisivo italiano. La sua conduzione della storica trasmissione Forum l'ha resa una delle conduttrici più amate dal pubblico. Il suo talento e la sua bontà hanno conquistato il cuore di milioni di telespettatori. Nelle scorse ore, migliaia di persone sono rimaste sconvolte dal terribile episodio che ha dovuto vivere in prima persona. La famosa presentatrice è stata derubata, scopriamo di più. Rita Dalla Chiesa denuncia il drammatico furto. Rita Dalla Chiesa, la conosciamo tutti, è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Con la sua sensibilità e gentilezza ha conquistato il cuore di milioni di persone. Per anni l'abbiamo vista alla conduzione della storica trasmissione della Rai, Forum. Ogni vicenda raccontata nel programma l'ha sempre trattata con molta delicatezza. Ma nelle scorse ore è stata lei la protagonista di un triste episodio, che l'ha davvero sconvolta. Proprio per questo, ha deciso di parlarne con il suo pubblico attraverso i social. Nel dettaglio, la nota conduttrice è stata vittima di un drammatico furto proprio sotto i suoi occhi, ciò che è accaduto ha lasciato tutti a bocca aperta, scopriamo di più. Rita Dalla Chiesa a Forum. Il drammatico furto di Rita Dalla Chiesa. Rita Dalla Chiesa è sempre stata molto amata dal pubblico, oggi che non la vediamo più nel piccolo schermo, la possiamo seguire sui social, dove spesso racconta le sue gioie ma anche le sue disavventure. Nelle scorse ore, si è lasciata andare ad una confessione scioccante sul suo profilo Twitter. Insomma, la conduttrice voleva comprare dei fiori per portarli sulla tomba di sua cognata defunta, Emilia Castelli, moglie di suo fratello Nando, scomparsa un anno fa per una grave malattia. Ma durante la vendita, l'uomo ha infilato le mani nella sua borsa per rubarle il denaro e purtroppo ci è riuscito. Un episodio che non solo ha sconvolto Rita Dalla Chiesa, ma anche i suoi amatissimi follower, infatti, dopo poco la drammatica notizia è diventata virale e la conduttrice è stata inondata da migliaia di commenti di solidarietà. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!